Ehi, scopriamone alcune. Agosto 2024, Mark Voice. Il significato di Ministerium della Declaratio, cercato al di fuori della Declaratio. Questa è la Declaratio di Benedetto XVI. Qui Benedetto XVI ha utilizzato 3 volte la parola Ministero Ministerium. La prima volta che ha utilizzato ministero lo ha spiegato in maniera tecnica. La terza volta che ha utilizzato la parola ministero lo ha spiegato in maniera discorsiva. Chi l'ha letta per bene, personalmente, anche solo in italiano, lo sa già. Prima di Andrea di Napoli e di Geraldina Boni, anche il famoso libro Nient'altro che la verità aveva seguito lo stesso metodo. Aveva preso la parola ministerium dalla declaratio e l'aveva portata, attenti bene, nel mondo dell'indagine psicologica su Benedetto XVI. Tranquilli, adesso lo dimostro. Anche qui per affermare con non poche acrobazie che ministerium sarebbe sinonimo di munus. Questo è il brano su munus e ministerium ricavato da una schermata video di un canale che ha acquistato l'ebook. Leggiamo cosa si sono inventati gli autori, ufficialmente Gaswein Gaeta. In realtà, Benedetto volle semplicemente comunicare in uno stile elegante la rinuncia utilizzando 2 sinonimi. Forse un papa canonista avrebbe utilizzato unicamente munus, ma Benedetto, essendo di formazione un teologo, mise anche in questo caso in campo la propria competenza. Discorso a parte, anche i consulenti del Vaticano che hanno scritto questa pagina hanno dovuto ammettere che in caso di rinuncia al papato si usa unicamente la parola munus. Un papa canonista avrebbe utilizzato unicamente munus, però non possono dirlo apertamente. Così, prima di tutto, hanno premesso il dubitativo forse. Forse un papa canonista, eccetera. Da cui il vero titolo di questo libro è Forse, nient'altro che la verità. Torniamo alla questione. Chi ha detto che Benedetto XVI mise in campo la propria competenza di teologo? C'è forse scritto Benedetto XVI ci ha detto che... Oppure, Benedetto XVI ci ha lasciato scritto che... O anche, abbiamo udito Benedetto XVI, mentre parlava con Tizio, dirgli che... No. Per cui lo ha detto la nostra, Gaswein Gaeta, analisi psicologica su Benedetto XVI. Munus e ministerium sarebbero stati per lui dei sinonimi perché non era un canonista ma un teologo. E per dimostrarlo, subito dopo, Gaswein Gaeta presentano pure il percorso mentale che Benedetto XVI avrebbe effettuato. Vi semplifico il testo. Se volete leggerlo interamente, fermate il video. Pronti? La parola munus era stata un'applicazione del Concilio Vaticano II con l'obiettivo di spiegare più precisamente il concetto dei triamunera di tutti i fedeli. Però il teologo Ratzinger non concordava coi padri della Chiesa, col catechismo del Concilio di Trento, perché la teologia classica era estranea al magistero conciliare. Come nel caso di Andrea di Napoli e di Geraldina Boni,
Anche qui non c'è una singola riga della declarazione. Non è un assurdo, è una scelta. La scelta di far prevalere l'interpretazione sulla lettura. Secondo questa interpretazione, Benedetto XVI avrebbe iniziato la declarazione con la parola munus due volte e avrebbe terminato con la parola ministerium tre volte dopo questo giro di passaggi intermedi presenti nella sua testa di teologo. E va bene, ma lo ha forse detto o scritto Benedetto XVI a qualcuno? Magari a Gaswein? No, non c'è questa dichiarazione nel libro. Allora chi lo dice? Lo dice la nostra Gaswein Gaeta, psicoanalisi intellettuale su Benedetto XVI, che sarebbe stato unicamente teologo e per niente canonista. Allora, io capisco che il messaggio della fotografia di copertina è Gaswein ascolta quello che gli dice Benedetto XVI. Ma in questa pagina del libro, che tratta dell'argomento più importante della Chiesa negli ultimi 10 anni, è assente qualsiasi accenno a qualsiasi ascolto di qualcosa da Benedetto XVI. Non c'è. Qui sono Gaswein Gaeta a dire che Benedetto XVI avrebbe pensato questo e avrebbe pensato quest'altro. Perché, dicono sempre loro, forse un papa canonista avrebbe utilizzato unicamente munus, mentre lui ha utilizzato ministerium. Infatti, andiamo a vedere la conclusione di questo giro di paroloni sul perché prima munus e poi ministerium. Perciò ha privilegiato il concetto di ministerium, che invece era, secondo lui, la parola giusta e più forte nella tradizione teologica. Sostanzialmente, Gaswein Gaeta affermano che Benedetto XVI, a causa della sua formazione teologica, nella declaratio avrebbe canonisticamente sbagliato a scrivere la rinuncia, perché la sua intenzione era la rinuncia che dicono loro, Gaswein Gaeta. E chi non crede a Gaswein Gaeta dovrebbe prima dimostrarlo, esattamente come Geraldina Boni col cardinale X, il Monsignore Y e il diritto divino, trattando dei Triamunera, dei padri della Chiesa, del Catechismo del Concilio di Trento, della teologia classica, del Magistero conciliare e della tradizione teologica. Invece, tada! Io lo dimostro con la declaratio. Il ministerium nella declaratio significa quello che Benedetto XVI ha scritto nella declaratio. Due volte. Andiamo a rileggerlo. Buona declaratio a tutti!